Dodicesima edizione del Cuore nei Sassi, un convegno scientifico dal 7 al 9 novembre 2024. Iniziamo col dire, siamo in compagnia di Michele Clemente, che è responsabile scientifico di questo convegno. Quali sono le principali novità che verranno presentate dal punto di vista sia della prevenzione che della cura delle malattie cardiovascolari all'interno di questo convegno? Sì, diciamo che le novità sono sia di tipo organizzativo che di tipo farmacologico. Quelle di tipo farmacologico sono l'introduzione di una serie di farmaci importanti che puntano alla riduzione degli eventi cardiovascolari, in particolare dell'infarto del miocardio. Soprattutto ormai nuovi farmaci che determinano la riduzione dei livelli di colesterolo LDL, quello come si detto cattivo, cioè quello che induce maggiormente l'aterosclerosi, di ormai l'85-87%. È noto infatti che più basso è il livello di LDL dei pazienti che hanno un infarto del miocardio, che sono ad alto rischio per averlo, e minore il numero di eventi che si presenteranno negli anni a venire. Addirittura noi proponiamo come Matera una riduzione ulteriore rispetto ai target che sono stati definiti dalla letteratura mondiale, e la mia relazione infatti verterà proprio sulla ratio che sta dietro questa presentazione di target estremamente più bassi. Altri farmaci sono alcuni nati nell'ambito del diabete, che invece hanno poi dimostrato di essere capaci di ridurre gli eventi cardiovascolari sia dello scompenso che dell'infarto del miocardio, attraverso soprattutto una serie di azioni, per esempio sulla obesità oppure sulla rene, che si sono dimostrati particolarmente importanti. Questo dal punto di vista farmacologico, mi sembra di capire, mentre dal punto di vista degli stili di vita ci saranno presentate delle raccomandazioni in base alla prevenzione, sulla base della prevenzione? Sì, lo stile di vita non ha particolari novità da un punto di vista scientifico, nel senso che delineeremo evidentemente una serie di modalità che sono già abbastanza standardizzate nella letteratura e che vanno da una alimentazione che finalizza ad eliminare quote eccessive di carboidrati e di grassi e di sale soprattutto, in maniera da controllare quei fattori di rischio che poi influenzano nella riduzione degli eventi cardiovascolari, di fattori di rischio che sono l'ipertensione, il diabete o l'ipercolesterolemia. Invece secondo me molto interessante è poi una sessione innovativa, che è quella dell'intelligenza artificiale, il ruolo dell'intelligenza artificiale nella medicina in generale, nella cardiologia in particolare. Ci sarà c'è un'intera sessione su questo, è una vera novità, è raro vederla nell'ambito dei congressi cardiologici ancora. Ci sarà una relazione che per esempio presenterà quello che può essere il ruolo dell'intelligenza artificiale nella diagnosi di infarto del miocardio in pronto soccorso. Ci sono ormai dati importanti che delineano la capacità dell'intelligenza artificiale di accelerare di gran lunga la diagnosi e quindi di rendere più rapido l'arrivo del paziente nelle terapie intensive una volta che viene fatta la diagnosi di infarto del miocardio. È una estrema novità grazie ad un'esperienza dell'Università di Catanzaro, almeno in Italia, che noi vorremmo molto presto adottare anche presso il nostro pronto soccorso. Dottore, quali sono i dati dell'incidenza delle malattie cardiovascolari nella nostra regione e come impattano sul nostro sistema sanitario locale? I dati nostri sono quelli anche italiani, cioè le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte nel mondo occidentale e quindi anche nella nostra regione. La nostra regione purtroppo ha... Anche qui sono le principali, anche qui in Basilicata. E lo sono anche in Basilicata, perché noi purtroppo abbiamo una specie di record nazionale, che è quello della obesità infantile, per esempio, che poi si trascina con il crescere di età nel
un'obesità anche della persona adulta, che apre poi evidentemente la possibilità di andare incontro agli eventi cardiovascolari. Quindi molta attenzione verrà portata sulla obesità, che è una specie di fattore di rischio cumulativo nei confronti dello sviluppo degli eventi cardiovascolari e che ci potrebbe portare ad avere una marcata riduzione di questi eventi anche nella nostra regione in Basilicata. Dottore, a riguardo delle avanguardie di cui parlava nella prima domanda che le ho fatto, quanto di questo è già presente, diciamo così, nel sistema sanitario e quanto di questo possiamo contare di avere nel nostro sistema sanitario locale? Beh, noi da un punto di vista tecnologico, l'ha detto anche il direttore generale, abbiamo un ospedale che è già di moderato alto livello tecnologico, perché noi già da tempo disponiamo di una risonanza magnetica cardiaca, cosa che tanti altri ospedali del sud non hanno. Abbiamo una AngioTac, un apparecchio nuovo tra l'altro, a 364 slide, quindi capaci di eseguire la CoroTac, e abbiamo anche la possibilità di eseguire altri esami innovativi, chiaramente quelli che permettono di eseguire la coronarografia e quindi le angioplastiche, e speriamo fra poco anche di poter eseguire la sostituzione valvolare attraverso la tecnica della TAVI, cioè senza l'intervento chirurgico. Quindi dal punto di vista cardiologico, insieme anche tra l'altro alle attività di elettrostimolazione ed elettrofisiologia, che sono alcune storiche nella nostra cardiologia che vengono eseguite da oltre 30 anni, per altre che sono a breve saranno implementate, che andranno a completare le attività cardiologiche che potranno essere eseguite nel nostro ospedale. Quindi di fatto il nostro ospedale, possiamo dire, e anche per il San Carlo, che siamo dotati già di una buona possibilità di eseguire una cardiologia avanzata. Certo, si può fare di più anche nell'organizzazione, e per esempio noi pensiamo di adottare dei gruppi di medici specificamente dedicati alla terapia intensiva coronarica, cosa che diciamo non è frequente nemmeno in Italia, proprio per abbattere ulteriormente la mortalità in terapia intensiva, che da noi è comunque molto bassa, 3% fino alla dimissione e 4-5% a 30 giorni dell'infarto del miocardio, è comunque inferiore alla media nazionale, quindi è già molto buona, ma proprio per questo, per abbassarla ulteriormente, ci vuole una super specificità dei medici nella capacità di aggredire le malattie acute che giungono in pronto soccorso.